Così come esistono persone che sono solo sbattute tra un sentimento e l'altro nella loro vita interiore, esistono anche persone che non riescono a trattenersi dal passare all'azione. Appena vedono qualcosa, vogliono subito trasformarlo in azione. Così nasce quel fenomeno chiamato cleptomania, cioè il rubare compulsivo. In tal caso manca il giusto rapporto tra vita di rappresentazione, vita di sentimento e vita di volontà. La nostra vita scorre nel passare da rappresentazioni a moti di sentimento e ad impulsi di volontà. La vita di rappresentazione è legata alla singola incarnazione, quella che si svolge, come sappiamo, tra nascita e morte. Ma non è così per la vita di sentimento, né per quella di volontà. E chi volesse sostenere il contrario si sbaglierebbe. Ad esempio, vediamo nello sviluppo del bambino come da piccolo sia ancora del tutto ovattato nella sua vita di rappresentazione e come invece manifesti già in modo chiaro simpatia o antipatia per quanto riguarda i suoi sentimenti e i suoi impulsi di volontà. Schopenhauer disse che il carattere rimane e che non si cambia durante il corso della vita. Ma questo non è vero. Il carattere può essere trasformato profondamente. Il nostro carattere di fondo non si comporta come le nostre rappresentazioni. Entriamo in una incarnazione con una determinata configurazione dei nostri impulsi di sentimento e di volontà che ci siamo portati con noi dalle precedenti incarnazioni. E possiamo già intuire che effettivamente così è, ovvero che li abbiamo portati. Ma consideriamo ciò che è stato detto sulla memoria legata al sentimento e su quella legata alla rappresentazione. Tutto ciò che sviluppiamo nelle nostre rappresentazioni non può suscitare in noi l'impressione che dice tu hai qualcosa in te che era lì già prima della tua nascita. Come facciamo allora a ricordare le nostre vite precedenti? Abbiamo già detto espressamente che non dobbiamo rimanere fermi alla rappresentazione, ma dobbiamo figurarci una persona che abbia sentito e voluto tutto quello che ci è accaduto. Quindi si tratta di un immedesimarsi in tutt'altre forze animiche, di un modo ben preciso di andare indietro con la memoria. In ogni nostra attività esprimiamo un contenuto interiore basato sul desiderio e sulla volontà che si spiega a partire dalla vita della nostra anima. E questo è sempre stato noto in tutte le scuole occulte. Dobbiamo aver chiaro il fatto che a partire da un particolare contenuto della nostra vita di sentimento e di volontà, noi sviluppiamo qualcosa che è simile alla rappresentazione, ma che non si limita ad essa. E a poco questo ci conduce oltre la singola vita che si esplica tra nascita e morte. Si deve sottolineare che il cammino qui delineato è un cammino sano e assolutamente sicuro, ma che comporta anche non poche rinunce. Ci si può più facilmente immaginare di essere stati chissà chi, magari Maria Antonietta di Francia, per esempio, oppure Federico il Grande. Però, se attraverso il cammino descritto arriviamo a formarci un'immagine, nella maggior parte dei casi resteremo delusi. Possiamo illuderci in molti modi. Occorre quindi saper distinguere la realtà dalla fantasia. In una città del sud della Germania è stato detto, in risposta ad una domanda, che tutto nella teosofia poggia sulla suggestione. Allora, perché non potrebbe essere vero quello che mi dipingo davanti all'anima con la dovuta vividezza?
proprio come qualcuno che, pensando fortemente ad una limonata, senta quasi di gustarla. Ecco, allo stesso modo potrebbe accadere anche con delle rappresentazioni spirituali. Certo, un teosofo può sollevare questa obiezione, ma la vita lo contraddice. Il teosofo in questione non ha in realtà saputo pensare la cosa fino in fondo. Non ho ancora mai sentito di qualcuno che si sia dissetato semplicemente pensando ad una limonata. Con questo tipo di esperienza dobbiamo arrivare fino in fondo. Ci si può appunto dissetare veramente solo nella vita concreta. Allora si presenta necessariamente la rappresentazione del ricordo in modo tale che possiamo dire a noi stessi: qui hai sperimentato veramente qualcosa e non te la sei solo immaginata. Ciò che ti emerge dalle profondità dell'anima attraverso questa esperienza è l'immagine di una vita passata. In teoria la cosa non si può né confutare né dimostrare. Si tratta unicamente di una serie di indizi. Soltanto attraverso un attento sviluppo animico possiamo formarci una sana certezza di come una nostra vita precedente possa rilucere in quella attuale, in modo tale che quando viviamo certe esperienze si formi in noi la certezza di averle già vissute. Ci sono però anche altre esperienze nella nostra vita, delle quali non possiamo dire che siano un ricordo, perché la nostra vita precedente non ce le mostra come sono realmente. Oggi vi citerò solo un esempio tipico, ma esperienze come queste se ne possono fare in realtà a migliaia. Un uomo va a passeggiare in una foresta, ma si dimentica, poiché è assorto nei suoi pensieri, che sta percorrendo un sentiero sul ciglio di un profondo precipizio. Senza pensare al precipizio, egli vede qualcosa che attira enormemente la sua attenzione e si dedica interamente ad osservarla. Con un salto si avvicina a questa cosa. Altri due passi e sarebbe caduto nel precipizio. Nel momento in cui sta per riprendere il cammino, sente una voce che lo chiama. Si ferma di colpo, come inchiodato, e pensa che sia qualcuno che si preoccupa per lui. Si guarda attorno, ma non vede nessuno. Il materialista dirà che è stato un colpo di fortuna, un'allucinazione uditiva, ma è anche possibile pensarla diversamente. Oggi vorrei solo aggiungere che quanto sto per dirvi è per me un fatto accertato. Attraverso fatti che si svolgono nel mondo spirituale, si è verificata qui una crisi karmica. Tu hai ricevuto la tua vita come un nuovo regalo e la devi a quelle potenze che sono all'opera dietro il mondo fisico. Un'esperienza di questo tipo la possono fare molti uomini di oggi. Si presenta nella vita di molti, ma spesso le persone non vi prestano la dovuta attenzione e ci passano sopra. È ormai un fatto assodato che gli uomini spesso non vedono nemmeno ciò che quotidianamente si svolge attorno a loro. Esempio del sensibile ispettore scolastico che durante l'ispezione condotta su vecchi insegnanti deve constatare che questi sono i primi a non sapere quel che vanno insegnando ai ragazzi ogni giorno. Spesso accade una cosa simile e quello che ho citato è proprio un caso tipico, ma soltanto se ci si osserva in modo scrupoloso lo si può scoprire. E qui possiamo parlare di una sorta di religiosità di vita che scaturisce da un sentimento che possiamo ritenere buono, che uno debba impiegare in modo particolarmente buono questa nuova vita che gli è stata donata. Questa crisi karmica può dire ad una persona: ti è stata data per grazia una seconda vita, poiché
la prima si era esaurita. Allora a quella persona accade qualcosa che uno può vivere in modo da sentire. Questo avvenimento non è qualcosa che ho vissuto in incarnazioni precedenti. Oggi ho solo voluto accennare a questo. In seguito coglierò l'occasione per dire qualcosa di più preciso su tale argomento. Quello a cui ho accennato appena ora è il modo in cui un grande iniziato dei nostri tempi chiama coloro che egli vuole iniziare. La voce che si sente come in quell'evento non è un'allucinazione, non è un caso, come afferma la cultura contemporanea. Christian Rosenkreuz parla in questo modo quando sceglie i suoi. È così che la sua chiamata arriva ai suoi discepoli. Questo è il modo speciale di entrare in rapporto con lui che dal XIII secolo viene dato agli uomini incarnati sul piano fisico. Un essere umano che vive una simile esperienza trova una pietra miliare sul suo cammino, un segno dal quale capisce che egli dovrà entrare in rapporto con il mondo spirituale ed inserirsi nella corrente della scienza dello spirito. Chi non risponde a questa chiamata nella presente incarnazione riceverà una possibilità di capire nella seguente con altri mezzi, poiché le forze dell'anima non restano ferme, ma si evolvono continuamente. Così ha agito questo grande iniziato nei confronti dei suoi discepoli ed ha destinato la persona che ha accolto la sua chiamata ad appartenere a lui. E così un tale avvenimento nella propria vita veniva descritto come un venire iniziati. Tra la morte ed una nuova nascita avremo delle esperienze animiche ancora più importanti di quelle avute tra nascita e morte. In molti casi si constata che certi uomini erano già stati chiamati a questa iniziazione nell'incarnazione precedente, ma la maggior parte degli uomini vengono chiamati tra la morte ed una nuova nascita. Dico questo per non suscitare scalpore e neanche per evocare un tale evento, ma solo per richiamarvi con la vostra attenzione. So per esperienza che le cose dette soltanto una volta si dimenticano facilmente. Per questo motivo ripeto le cose essenziali almeno un paio di volte. È per questo che spesso devo ripetermi. Molti uomini sono passati per questa esperienza, hanno vissuto questo avvenimento. E non si tratta di non averlo vissuto, ma di non avervi rivolto la giusta attenzione. Lo dico per dare conforto a quanti potrebbero dire a se stessi: io non ho vissuto un'esperienza così, a me non è dato viverla. Invece nessuno deve sentirsi depresso per questo, ma anzi proprio stimolato a pensare in questa direzione. Queste cose non vengono raccontate per suscitare sensazionalismi, ma per richiamare incessantemente l'attenzione sul fatto che la nostra anima deve trovare una relazione con i mondi spirituali, una relazione che sia concreta, non astratta. E sul fatto che non dobbiamo limitarci ad osservarle queste cose, invece dovremmo trarne forza per vivere la vita in modo da non osservare semplicemente le singole cose, ma facendo attenzione anche ai loro nessi. Non è solo il pensiero e ciò che ci dicono i sensi che conta. Si tratta di vivere queste cose in modo tale che ci dicano: così sei concretamente immerso nella vita. Le visioni teoriche del mondo si differenziano dalla visione della scienza dello spirito per il fatto che quest'ultima ci mostra come ciascuno di noi stia individualmente in rapporto con i mondi spirituali e quale sia il suo modo di appartenere allo spirituale
del macrocosmo.